Oggi ti voglio spiegare come preparare un combattimento di Muay Thai. Dai, ragazzi, affrontare un match di Muay Thai vuol dire portare il proprio fisico al limite, vuol dire elaborare strategie intelligenti di combattimento complesse, non è una cosa facile, e vuol dire anche affrontare tutta la preparazione e il match con una giusta mentalità. Chi sono io? Io sono Claudio, sono un fighter di Muay Thai e un grandissimo appassionato di questa disciplina e da anni faccio divulgazione di Muay Thai, di tutto quello che gira attorno al mondo della Muay Thai, quindi Muay Thai, Thailandia, tutto quello che gira attorno al nostro mondo qua sul web. Quindi penso di avere un po' di competenze per affrontare questo discorso. E oggi in questo video voglio spiegarti come io in prima persona preparo i miei combattimenti, come ho sempre preparato i miei match. Prima di entrare nel vivo del video, però, ti voglio dire due cose. La prima cosa è che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 13 alle 13:30, io pubblico un nuovo video sull'argomento Muay Thai e tutto quello che gravita attorno alla Muay Thai. Quindi, se sei un appassionato di Muay Thai, di Thailandia, eccetera, eccetera, devi per forza assolutamente iscriverti al canale e attivare la campanella. Anzi, vai subito nei commenti a scrivermi se hai fatto dei match, quanti match hai fatto, oppure se hai intenzione di combattere da qua a breve. Mi piacerebbe sapere la tua opinione, mi piacerebbe confrontarmi con te e sapere qual è il tuo livello. Dai, dai, è bella come cosa. Altra cosa importante, ragazzi, se volete sostenere il duro lavoro che faccio qua sul web, se volete sostenere i miei video, ho realizzato per voi Tecniche dei Campioni. Tecniche dei Campioni è un programma video barra fatto da schede d'allenamento, centinaia di schede d'allenamento, che vi permette di portare, diciamo, la vostra concezione di Muay Thai a un livello diverso. In questo videocorso che cosa abbiamo? Come dicevo, abbiamo centinaia di schede d'allenamento, abbiamo video tecnici dove vi spieghiamo le basi della Muay Thai, abbiamo video tecnici dove andiamo ad analizzare le tecniche di grandi campioni come Buakaw, Rotang, Superbone, eccetera, eccetera. Abbiamo video tecnici dove vi spieghiamo come affrontare le varie tipologie di avversario, quindi avversari più alti, avversari piccatori, come affrontare avversari che vi chiudono in clinch, tutte le tipologie di avversario che possono esserci. In questo video vi spieghiamo come affrontarle. Quindi, se vuoi sostenere il canale e avere indietro un programma che ti possa permettere di capire meglio la Muay Thai, c'è Tecniche dei Campioni. Ho fatto diverse fasce di prezzo per poter arrivare alle tasche di tutti e nulla, sostenete il canale, raga. Che dire, possiamo entrare nel vivo della lezione, del video. Sigla! Allenamento di Muay Thai. Ragazzi, l'allenamento di Muay Thai deve concentrarsi sulla tecnica, sulla resistenza, sul fiato, sulla forza e sulla strategia e tattica, punto che andiamo a vedere dopo. Ma entriamo nel vivo. Io come preparo la fase dell'allenamento? Come suddivido la fase dell'allenamento? Io, ragazzi, considero il mio corpo come un'auto da corsa. Cosa vuol dire? Vuol dire che tengo il motore della mia auto sempre acceso. Io per tutto l'anno mi alleno, mantenendo il mio corpo, la mia macchina, sempre sui 2000 giri. Tenete bene in mente questa parabola, questa metafora della macchina. Quando arriva il match, quindi so che da qua a breve avrò un match, i giri della macchina aumentano, schiaccio sul piede dell'acceleratore, sulla pedana dell'acceleratore. Ok, quindi nella fase di preparazione la macchina non gira più a 2000 giri, ma gira a 4000 giri. Perché vi faccio questa metafora? Perché se voi andate in palestra solo per preparare un match, è un casino. Perché la preparazione diventerà lunghissima, perché voi dovrete riprendere gli allenamenti, dovrete rincominciare da zero e quindi portare il corpo, la macchina, da 0 giri a 4000 giri. In breve tempo non è possibile. Se voi tenete la macchina sempre a 2000 giri, in breve tempo potete salire, potete aumentare il ritmo e voi sarete sempre pronti per qualsiasi match. Quanto dura una fase di preparazione per me? Per me una fase di preparazione dura circa un mese. Cosa vuol dire?
vuol dire che nelle 3 settimane precedenti al match io sarò in preparazione, aumenterò i giri a 4000. Ok, nella settimana finale sarò in scarico totale. Io quando faccio un match, nella settimana finale del match non faccio nulla, riposo totalmente. Ok, io faccio così, molti mi piace magari ripassare solo la strategia, è personale questa cosa, io preferisco riposare. Nelle 3 settimane precedenti al match che cosa faccio? Nelle 3 settimane precedenti al match il mio allenamento si concentra solo ed esclusivamente su sparring condizionati, quindi a seconda della tattica che andiamo a decidere faremo degli sparring condizionati, ci arriviamo alla tattica, tranquilli. Sparring di guanti, quindi sparring pesanti, dove mi metto il caschetto, dove metto i guantoni pesanti, dove metto i paratibia, dove metto la vasellina, ho fatto dei video sullo sparring, andate a vederli, e si fa sparring pesanti, ci si pesta proprio in vista del match. Altra fase che andiamo a lavorare nella fase di preparazione di un match è sicuramente la fase del clinch, che non manca mai ad ogni allenamento, quindi ad ogni allenamento si fanno almeno 20-30 minuti di clinch, poi si fa sparring pesante, quindi 4-5 riprese di sparring pesante, poi si fa 2-3 riprese di sparring gioco o sparring condizionato, rimanendo concentrati sulla tattica che abbiamo da fare, e poi si fa il lavoro di PAO. Lavoro di PAO fondamentale, si fanno 4-5 riprese di PAO e poi si fa il lavoro di sacchi, anche lì lavoro 4-5 sacchi. Quante volte mi alleno a settimana quando sono in preparazione? Allora, con il mio team quando sono in preparazione faccio 3 allenamenti a settimana, quindi lunedì, mercoledì, venerdì, più gli altri giorni faccio degli allenamenti di sacco, dove spingo al limite il corpo. Questa è la mia preparazione, poi molti hanno preparazioni diverse, fanno 5 giorni su 7, queste cose che vi ho appena detto. Io preferisco fare così, sul mio corpo funziona più questa cosa. Passiamo al punto 2, che è la tattica. Cosa vuol dire la tattica? Vuol dire che a un certo livello, ragazzi, se siete agli inizi, no, non potete fare questa cosa perché non sapete chi è l'avversario, non conoscete le caratteristiche dell'avversario. Ma a un certo livello l'avversario è conosciuto, quindi avete la possibilità di andare a vedere sul web, su YouTube o anche semplicemente su Instagram, bene o male, come si muove l'avversario. Capite se l'avversario è un picchiatore, capite se l'avversario è un attendista, capite se l'avversario potenzialmente è più alto di voi. Quindi capite che tipologia d'avversario andrete a affrontare. Motivo per cui, raga, io su Tecniche di Campione ho voluto mettere le strategie per affrontare i vari tipologie di avversario, perché molti affrontano i match così come vengono. E non è sbagliata come cosa. Cioè, voi dovete affrontare il match a seconda dell'avversario che avete di fronte, a seconda delle vostre caratteristiche, a seconda di quello che potrebbe fare lui. Ad esempio, vi faccio un esempio. Il mio ultimo combattimento sapevo che avevo da affrontare un avversario che veniva sempre avanti. La sua caratteristica era quella di essere un attaccante. Anch'io, come caratteristica mia, sono un attaccante. Tuttavia abbiamo voluto cambiare strategia, nel senso che abbiamo voluto sì improntare, lavorare su quella che è la mia forza, quindi il fatto di attaccare, però abbiamo anche voluto lavorare in difesa, quindi cosa vuol dire? Imparando a mettere i colpi indietreggiando, imparando a prendere il tempo all'avversario, perché lui attaccava e io gli prendevo i colpi, gli mettevo i colpi sui suoi attacchi, e infatti il match è stato interessante, ok? Quindi questo per quanto riguarda la tattica, cioè la tattica voi la dovete impostare su quello che è il vostro avversario, su quelle che sono le vostre caratteristiche. Una volta che avete estrapolato queste cose, le dovete andare ad assemblare alla fase di preparazione, nelle 3 settimane di preparazione, proprio come un Lego, come un puzzle, dovete inserire tutto insieme al vostro maestro. Ok? Ok, ora passiamo alla fase, un'altra fase molto importante, fase alimentazione. Basta che tu, anche se tiri questo, non c'è scritto sul tipo dei testi che uno deve per forza. Adesso ti chiudi, spari, ti chiudi. Raga, lo dico sempre e lo voglio sottolineare adesso, io non sono un dietologo, non sono un dietista sportivo e non mi sento e non vi darò mai dei consigli alimentari. Io qui vi dico quello che faccio io quando devo preparare un match. Raga, io non faccio tagli del peso. Sono fortunato, naturalmente, anche se io mi mangio il mio cane che pesa 60 kg,
io non riesco a salire più di troppo sui 60 kg. Quindi il mio peso forma è questo. Quando vado a fare un match scendo fino ai 57 kg massimo. Quindi il mio range di match è 57/60 kg. Quando devo tagliare 57 kg, so che mi basta togliere qualche schifezza, basta che non bevo più vino per 2 settimane, non sono alcolizzato, bevo veramente poco, però un bicchiere di vino ogni pasto me lo butto giù, oppure una bottiglia di una birretta ogni pasto me la butto giù. So che se ho un match, nelle 3 settimane di preparazione non bevo alcolici e io arrivo a pesa a 57 kg senza problemi. Se devo magari fare un match a 60 kg, tolgo lo stesso gli alcolici perché non mi piace bere in preparazione e mangio semplicemente di più. Ok, questi raga non sono consigli alimentari, cioè non vi sto dicendo fate questo, queste cose funzionano per me che sono Claudio, che ho una fisicità soggettiva e voi avete una fisicità soggettiva, quindi ognuno, ragazzi, ha un corpo che funziona a sé, i corpi non sono uguali. Okay, ogni corpo ha una soggettività e quindi se sentite l'esigenza di andare da un dietologo, da un dietista sportivo, andateci, perché è importante questa cosa. Magari fate fatica a perdere peso, è importante che andiate da uno specialista e non che fate la dieta fai da te a casa o la dieta che vi dice il vostro maestro che non è un dietista. La cosa che secondo me, ragazzi, è importante, su cui io mi concentro molto per quanto riguarda il discorso alimentazione, è il fatto di arrivare con l'energia agli allenamenti. Una cosa che io non capisco e che non sopporto e che mi capita spesso di vedere in molti atleti è il fatto che, cavolo, devono fare un peso particolare e quindi non mangiano e arrivano agli allenamenti senza energie. No, questa cosa è sbagliata, raga, ve l'ho detto, andate da un dietologo e qualsiasi dietista vi dirà che per gli allenamenti dovete avere le energie adeguate, cioè dovete mangiare giusto per l'allenamento. Cioè, se voi avete un allenamento dovete fare lo spuntino prima di andare al match, cioè dovete capire se il vostro corpo con uno spuntino vi permette di performare. Io ad esempio prima di un allenamento, 1 ora e mezza/2 ore prima, voglio e mi piace mangiare del pane integrale che faccio io con sopra della marmellata, quindi carboidrati con zuccheri. Io mangio questo, a me questo dà le energie giuste per sopportare 2 ore di allenamento intenso. Perché, ragazzi, questa cosa? Perché se voi non avete le energie per affrontare a pieno un allenamento, non potrete dare il 100%. E ricordatevi questa cosa: se voi date il 100% in allenamento, nel match, nel migliore dei casi, potete dare l'80%. Ma nel migliore dei casi, Ultimo aspetto che mi preme affrontare è l'aspetto mentale. Perché, ragazzi? Perché quando si va a un match, specie agli inizi, è facile farsi prendere in contropiede dall'ansia. È facile farsi prendere in contropiede dalla paura. E voi dovete imparare, è vostro dovere imparare, se siete dei fighter, a gestire questa paura. Dovete riuscire a prenderla e metterla in una gabbietta, non dovete cancellarla, perché la paura è fondamentale. Cioè, io prima di combattere è normale che abbia paura, però ho imparato negli anni a usare questa paura a mio favore. Ad esempio, io sono uno di quegli atleti che, se il mio maestro mi dice che ho un avversario impegnativo da fare, performo. Cioè, nel mio storico di gare, le gare che sono andate meglio, che ho fatto le vere performance, sono state le gare quando avevo di fronte un avversario potenzialmente più forte di me. Quando avevo un avversario che era lì, che sapevo che comunque aveva magari meno match di me, o era lì con i match come i miei, ho fatto dei match in sordina. Magari li ho vinti, però ho fatto dei match senza performare. Ok, ho gestito l'avversario. Quando so che un avversario davanti che è più forte di me, io mi gaso, perché so prendere la paura e metterla nel posto che deve avere, e questo mi dà la forza di affrontare meglio il match, di impegnarmi di più quando combatto. Lo so che è difficile da capire questa cosa. Come faccio a mettere al suo posto la paura? Lavoro tanto con le meditazioni. Faccio 2 diversi tipi di meditazione. Una meditazione dove vado a svuotare il cervello, quindi dove vado a rilassarmi, un vero e proprio rilassamento, dove lavoro con la respirazione, cerco di svuotare la testa, e un'altra meditazione dove vado a concentrarmi, una vera e propria visualizzazione, dove mi focalizzo sui punti salienti magari del mio match precedente, oppure sui punti salienti delle strategie che sto preparando col mio maestro per affrontare questo avversario. Quindi 2 diversi tipi di meditazione: una meditazione dove vado a svuotare, una meditazione dove vado a riempire concentrandomi. Chiaro?
Allora, discorso meditazione, quanta meditazione fare? Io faccio circa 15-20 minuti per sessione, non la faccio sempre nella mia vita. Cosa vuol dire? Adesso, ad esempio, che non sono in preparazione, io non faccio meditazioni. Perché? Perché avevo visto che alla lunga questa cosa diventava stressante per me, ok? Non sono uno yogi, ok? Quindi la meditazione non fa parte della mia quotidianità. Quando è che entra a far parte della mia quotidianità? Entra a far parte della mia vita nel momento che ho una preparazione. Quindi va in pari passo al primo punto. Cioè, quando io mi alleno, la meditazione fa parte del mio allenamento. Quando io finisco di fare allenamento, mi metto e faccio la visualizzazione. Prima di dormire, nella fase di preparazione, io mi metto e faccio una meditazione, un rilassamento. Ok, quindi la meditazione la inserisco nella mia routine nel momento in cui ho una fase di preparazione. Amici, io penso di aver detto tante cose in questo video, il video è lungo, sono quasi 20 minuti di video. Fatemi sapere se tutti i punti sono chiari, scrivetemi sotto nei commenti quanti match avete fatto, se avete intenzione di fare dei match, se dovete esordire, voglio sapere qual è la vostra esperienza, voglio confrontarmi con voi. Prendete appunti di questo video, se vi fa piacere, penso di aver detto cose intelligenti, ho condiviso con voi la vostra esperienza e basta. Che dire? Ricordatevi, tecniche dei campioni, ci sono un sacco di materiali lì dentro e vi permettete di andare avanti a fare sempre nuovi video perché sostenete il mio canale e quindi sostenete la mia attività. E basta, ci vediamo in questi giorni con altri video. Un abbraccione e un bacio ragazzi, in bocca al lupo per i vostri match. Bam! Thank you very much.